Nel suo libro su Gesù di Nazareth, quello che mi ha dato, lei fa ampio uso di ricerche filologiche, storiche e presta la dovuta attenzione anche al contesto culturale e sociale della Palestina di allora. Tuttavia abbiamo notato un interessante ammonimento. Lei infatti ci mette in guardia da un possibile gioco al massacro sulle ricerche razionalizzanti e storicizzanti che iniziano con il negare la storicità dei miracoli, poi proseguono mettendo in discussione la divinità di Gesù e infine giungono a tesi che tendono addirittura a contestare l'esistenza stessa del personaggio storico Gesù di Nazareth. Le scritture stesse paiono invitarci ad anteporre il significato spirituale a quello letterale. Il problema è sino a che punto si possono mettere in discussione le parole e i fatti contenute nella scrittura. Quousque tandem, può esprimere la sua opinione in merito? Noi su Gesù e su tutto l'ambiente, va bene, abbiamo come base di conoscenza soprattutto la scrittura ebraica, no? L'Antico e il Nuovo Testamento. Il fatto però, nei loro libri ci sono delle parti teoretiche, chiamiamole così, e delle parti storiche, no? I Maccabei raccontano una storia quasi osiata. Il modo di parlare, di esprimersi di questi scrittori non è proprio come quello che vorremmo noi moderni. Noi siamo un fatto storico, riferisci un fatto, il fatto è quello là, dai una dottrina è quello, dai un'interpretazione è quest'altra. Invece lì c'è già un modo di esprimersi, già fatto in qualche maniera. E non solo, ma si sentivano legati a quel testo, a quel modo di esprimersi. Tanto gli oppositori di Gesù come contro i suoi fautori, in fondo si rifanno sempre alla scrittura, come è stato detto, come era stato previsto, come era. Quindi c'è sempre già qualche cosa, un'associazione a qualche cosa di dato. E il nuovo si deve adattare a quello. Il nuovo è un adattamento, è una verifica di ciò che in qualche maniera era già stato previsto, predetto. Questo è uno dei punti che rende difficile un po' per noi, è vero, moderni, abituati al modo, chiamiamolo così, classico, va bene, per parlare, eccetera. Una difficoltà. Un'altra difficoltà che io ho constatato è che esiste. È il tipo di linguaggio, è un linguaggio religioso, quello loro, mentre il nostro è un linguaggio, potremmo dire, profano. Il linguaggio religioso però dice delle cose che dobbiamo capire. E allora ci serve spesso della metafora. La metafora non dice la cosa, dice una frase, una parola, un aggettivo, qualche cosa che allude, ma non è proprio l'immagine della cosa. Quando Gesù parla, dice: io sono la vite, voi siete i tralci. È una metafora questa. Per dire un rapporto, va bene, che voi dipendete da me, si capisce come i tralci dipendono dal corpo e formate anche un'unità, eccetera. Loro avevano sempre l'uso della metafora. Quando noi alla metafora togliamo il carattere di metafora e ne facciamo una dichiarazione di oggettività, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E qui la Chiesa non ha più usato la metafora, qui dice, qui ha detto una cosa, questo oggetto è un corpo. Allora quando si passa dalla metafora alla sua trasformazione in una dichiarazione di realtà, di oggettività,
le cose diventano già difficili, diventano. La Chiesa, fin dove, uso la metafora, io sono il buon pastore, voi siete le pecore. Certo, non sono diventate delle pecore, guardate, erano sempre degli uomini, no? Lui non era un pastore, era sempre lui, eccetera. E c'è tutto, in Gesù c'è questo. La Chiesa che cosa ha fatto? La Chiesa ha fatto quello che facevano gli ebrei sempre, va bene. In qualche caso la metafora è metafora, in altri casi invece non è più metafora, va bene. Ma già al tempo di Gesù c'erano già quelli che avevano cominciato a fare queste osservazioni. In Alessandria d'Egitto c'era un certo Filone, Filone alessandrino, no? Filosofo, eccetera, il quale era un teologo in fondo, va bene. In Alessandria c'era un gruppo, una grande, tanto gli ebrei ce n'erano più in Egitto che in Palestina al tempo di Gesù, va bene. Tra l'altro c'erano dei gruppi già che si riunivano, delle chiese, possiamo chiamare delle chiese, delle piccole chiese. Del resto la Chiesa cristiana ha cominciato anche lei a fare questi piccoli gruppi, e c'erano già di questi gruppi. Filone cosa faceva? Prendeva un pezzo della scrittura e la interpretava in senso allegorico, cioè metafore, non fatti veri. Diceva Abramo è esistito, sì, no, eccetera, così. Certo si trovavano anche a un certo momento con la realtà davanti, va bene. Non tutto poteva diventare metafora, non tutto poteva diventare allegoria. Però fin dove potevano già allegorizzavano. Questa è una delle maggiori difficoltà che noi abbiamo. Noi oggi parliamo 2000 anni dopo Cristo, quindi 2000 anni di elaborazione di questo, quello, perché poi dall'elaborazione viene altra elaborazione, da un malinteso viene fuori. Questa è una delle difficoltà dell'interpretazione, questa è un'altra difficoltà poi della conoscenza vera della lingua ebraica. Il primo versetto del Genesi dice che Dio creò il cielo e la terra, nella traduzione, eccetera. In questi ultimi decenni qua si è visto meglio che quel batà, quel verbo lì, eccetera, non è creò, ma ordinò. Quindi sono conoscenze già anche della lingua stessa molto diversa. Io conosco un professore ebreo, il quale dice per esempio che quando parlano del paradiso terrestre, il paradiso terrestre più o meno sarebbe stato collocato lì tra i due fiumi, Eufrate, Tigre, eccetera. Lui dice no, dice la Bibbia, nel testo ebraico, i due fiumi, va bene, Tigre e Eufrate, non sono quelli chiamati della Bibbia. Sono addirittura nell'Afghanistan. Lui è andato in Afghanistan a verificare, va bene, Bibbia alla mano, eccetera, e ha trovato i due fiumi, l'ha trovato là, paradiso terrestre e là, per esempio. Quindi anche i testi hanno subito delle modifiche, anche la questione della conoscenza della lingua, ma poi il modo di parlare. Esiste da qualche tempo, tra i cattolici anche, il tema della cosiddetta teologia, estetica teologica. L'estetica teologica. A Milano c'è un centro teologico, no? Universitario, cattolico, e tempo fa, un paio di anni fa, hanno fatto una riunione, eccetera, no? Uno studio, io non sono stato invitato, non ci sono andato, anche
e poi mi hanno detto, tra l'altro c'era tanta gente che stavano in piedi. Comunque hanno pubblicato gli atti, no? Di questa estetica teologica. Io l'ho esaminato, ero... non hanno ricavato niente, non è venuta fuori l'estetica teologica. Anche perché la prima cosa da porre è il linguaggio. Quando noi parliamo, va bene, che cosa diciamo, che cosa usiamo, cioè, quello che dicevo prima, la metafora è invece il dire esplicitativo, la dichiarativo. Poi l'estetica già, la voce ci dice qualcosa di sensibile, esteso ad un quadro, una scultura, un'architettura, no? Cosa si conta già ai sensi. Parlando di Dio, già ci troviamo già, va bene, ma come lo vediamo, che cosa possiamo dire di lui, del visibile, rosa? Allora parleremo del suo prodotto, la natura. Ma lui è fuori, lui è cedato, ma lui è bello o è brutto Dio? Non fai a dire bello e brutto, eccetera. Però Dio è la bellezza, se la presta a dire Dio è la bellezza, perché la bellezza viene da Dio. Ma queste sono frasi, sono belle frasi di devozione, ma non di filosofia. Forse era questa la domanda tua o no? O c'è qualche cosa? Sì, era...